vediamo un attimo così rapidamente. Primo anno, rivoluzione nell'ambito del consumo, quindi ci riguarda una persona, senz'altro dovremmo ridurre i nostri consumi, ma dobbiamo orientarci verso la sobrietà. Io sono contento che questa parola sobrietà entra sempre di più nel vocabolario, lo usa il Papa, lo usano i politici, cioè tutti si cominciano ad abbandonare questa idea del consumismo, si dice che dobbiamo essere più sobri. Ecco, ricordandoci che la sobrietà significa innanzitutto liberarsi dalla schiavitù dell'inutile e del superfluo. Nel nostro immaginario la sobrietà significa tornare al tempo della candela, al tempo della caverna, no? Questo è un pochino quello che ci frulla per la testa. No, in realtà è molto più semplice. Liberiamoci dall'inutile e dal superfluo. Questo è il primo passaggio. E come si raggiunge uno stile di vita più sobrio, che io definirei come la capacità di soddisfare i nostri bisogni utilizzando meno risorse possibili e producendo meno rifiuti possibili? Beh, innanzitutto cominciando a stabilire che cosa ci serve davvero. Per cui il primo grande passaggio per orientarci verso una vita sobria è di fare questo gesto di sovranità, di riprendere la testa che abbiamo messo sul comodino per farla riempire totalmente della pubblicità, ce la rimettiamo sulle spalle e decidiamo noi cosa ci serve davvero. Il primo grande passaggio della sobrietà è questa capacità di chiedersi: ma di questa cosa ne ho davvero bisogno? Poniamocela questa domanda ogni volta che andiamo al supermercato. E può darsi che la risposta che tenga sia anche un bel no. No, in effetti posso anche farne a meno, ma chi l'ha detto? E mi direi bene lo stesso. Anzi, c'è un oggetto di uno scolderale. Ecco, per cui questi sono, prima di tutto, chiediamoci se ne abbiamo bisogno, non è detto che dobbiamo per forza comprare l'oggetto nuovo, possiamo prendere l'oggetto usato, scartato dal vicinato, dal parentale, perché allora magari non serve più. Non vergogniamoci di usare ciò che altro non serve più. Superiamo, vediamo questo stato per voi. Ecco, dopodiché ci sono qui alcuni consigli, insomma, no? Alcuni molto banali, insomma. Quando abbandoniamo le stanze spengiamo la luce, oppure i bimbetti che tornano a casa, la maestra ci ha insegnato a chiudere il rubinetto quando ci vediamo i denti, no? Che sembra chissà quale conquista, ma è una banalità. Oppure, non so quanti di noi si ricordano, mi pare anno 2005, qualcosa del genere, c'era un contenzioso tra Russia e l'Ucraina, per cui la Russia, per fare il dispetto all'Ucraina, aveva deciso di chiudere i rubinetti del gas. Non so se lo ricordate, eravamo ancora a febbraio, per cui eravamo già lì che tutti si tremava all'idea che mamma mia, termosifoni freddi, chissà cosa sarebbe successo. E ricordo che il ministro delle attività produttive, Scajola, a quel tempo, fece una circolare per ricordare agli italiani come si può cercare di risparmiare energia. E oltre a dire bene, guardate il termometro, non più di 19 gradi, ricordava di mettere il coperchio sulla pentola quando ci si appresta a cuocere gli spaghetti. Io disse a Dio che questo passo ci insegneranno anche come fare a respirare, insomma, perché è di Natale banalità. Questo per dire che la sobrietà passa anche attraverso la riscoperta di questi gesti molto semplici. Ma, quindi la riduzione di diversa, usare, riciclare. E poi ecco, questo è il trasporto pubblico, due parole ci spendo. Se vogliamo garantire ad un numero quanto più ampio possibile, per soddisfare ad esempio un bisogno come la mobilità, dobbiamo in tutti i modi orientarci verso l'uso collettivo dei beni. Cioè, bisogna, parlando di mobilità, ci sono diversi passaggi da fare. Prima di tutto dobbiamo adeguare la distanza al mezzo. Le distanze brevi si fanno a piedi. Il nostro signore, le cammucce, l'ha fatta apposta per camminare. Fino a un chilometro, ma praticamente a piedi, e ne guadagniamo anche in salute. Dopodiché, specie se siamo in pianura, non so se possa valere per tempio, la bicicletta è un altro strumento, no, che amplifica le nostre potenzialità. Dopo una certa distanza ci vuole un mezzo motorizzato, non c'è dubbio, ma non è detto che deve essere per forza un mezzo motorizzato privato. Se vogliamo ampliare questa possibilità di garantire la mobilità a tutti, utilizzando meno energia e meno risorse, il mezzo deve essere collettivo. Quindi battiamoci per avere il miglior servizio di autobus, per avere l'attivazione della ferrovia, che sento dire che i Sardini oramai è diventato un reticolo bellico o giù di lì, insomma. Queste sono lotte che dobbiamo essere capaci di fare, ricordandoci che quando parliamo di condivisione dei beni non vale soltanto nell'ambito della mobilità,
Io faccio sempre l'esempio del trauma. C'è sempre un momento nella vita di una giovane coppia in cui si sente il bisogno del trauma. E quando è che questo bisogno arriva? Quando si trova dal viaggio di nozze. Il viaggio di nozze, ce l'abbiamo goduta, poi abbiamo fatto le foto ovviamente. E le foto che hanno messo un po' nell'album, ma poi si mettono a parete per ricordarci dei tempi. Per cui si tratta, il problema è come attacchiamo il quadro alla parete. Non si può usare il chiodo, perché il chiodo sbertuccia il muro, d'accordo? Viene fuori un muro sempre più grosso, il chiodo non si pianta. Ci vuole di mettere il tassello con la sua brava vite, il suo gancino. Per mettere il tassello bisogna fare il buco, per fare il buco ci vuole il trapo. Cerchiamo il trapo non c'è, perché non fa parte della lista di nozze. Qual è quella coppia che mette il trapo nella lista di nozze? È troppo volgare, vero? Per cui che si fa? Si va in ferramenta, si compra il trapo, si fanno tutti i grandi buchi, dopodiché il trapo dove va a finire? Va a finire nel cassetto. Facciamo un'indagine di condominio, troviamo un'incidenza di trapo del 95%, tutti nel cassetto. Domanda banale, ma perché non compriamo il trapo di condominio? Mi rendo conto che la domanda è banale e ci fa sorridere in un tempo in cui le cose ce le teniamo strette, quando non c'è un'altra. Davanti, magari non vale del tempo, no? Però è che la città le cose funzionano così. Per cui ecco, dobbiamo aprire la nostra mente, no? Cioè sapendo che se vogliamo riuscire a soddisfare i nostri bisogni, utilizzare meno risorse, la condivisione diventa una nostra volontà. E andando avanti, bisogna riconvertire la produzione deve cambiare pelle. In questo caso la green economy in qualche maniera può anche venirci in aiuto, ci vuole più alta efficienza. Bisogna orientarsi sempre di più verso la produzione locale e questo ci pone dei grandi problemi perché invece l'economia è tutta orientata verso il globale, no? Per cui non importa se viene dalla Cina o dall'Indonesia, no? Bisogna invece ritornare verso una produzione più energica il meno possibile. Dobbiamo muoverci per chiedere al sistema produttivo di ottenere prodotti durevoli. Non so quanti di voi hanno questa dimestichezza con l'obsolescenza tecnologica. Per cui i prodotti sono congegnati per avere un certo tempo di vita, dopodiché muoiono, non c'è niente da fare. No, dobbiamo invece adoperarci con un consumatore che chiede il costo e chiede anche più prodotti convertibili.